Grazie molte di questa occasione, grazie della bella testimonianza che ci siamo dati reciprocamente in queste poche ore intense, però di preghiera, di conoscenza della realtà, del messaggio di Fatima, della storia e dell'anche un po' conoscenza reciproca per quel tanto che è stato possibile incontrandoci da diverse realtà della nostra diocesi in questo luogo cui tanti pellegrini da Milano vengono e quindi anche noi, anch'io per me è la prima volta, quindi è un'esperienza un po' troppo concentrata per riuscire a entrare, a stare qui soltanto queste poche ore non basta, bisognerebbe sostare un po' più a lungo. Però insomma facciamo quello che è possibile e quindi anche per me è un'esperienza molto forte, molto interessante. Intorno a Fatima naturalmente c'è tutta una letteratura per questo complesse forme di apparizioni, di messaggi, di segreti, di papi. Insomma, i pontefici che hanno espresso la loro devozione, la loro riflessione, delle folle numerosissime che anche qualche fotografia ci ricorda che qui si radunano. Insomma, è una realtà così bella, così ricca, così provocatoria che è difficile, diciamo, in un giorno solo, in pratica, per me, avere una sintesi, ecco, e perciò forse voi, ecco, forse tutti noi dovremmo farci il proposito di non andare a casa senza aver avuto un momento per dire sì, va bene, ho visto tante cose, ho sentito tante parole, ma in sostanza qual è la parola che porto a casa? Cioè che cosa mi ha detto il Signore, la Madonna, questi pastorelli, cos'è che in sostanza, ecco perché l'insieme di tante cose non fa un'esperienza spirituale. L'esperienza spirituale vuol dire vado a casa e ho raccolto una annunciazione, un messaggio, una parola che mi orienta, una parola, basta una, però che sia chiara, ecco, che non si dirà sì, abbiamo visto qui, abbiamo visto là, ti ricordi di qui, ti ricordi di là, che appunto fa parte dell'esperienza complessiva, però perché questo diventi un'esperienza spirituale, uno deve dire per me il punto è stato quello lì, ecco. E quindi io vi invito nella riflessione di stasera e delle prossime ore ad arrivare a questo. Questa invece è la riflessione che voglio fare questa sera, riflessione, insomma, una piccola condivisione che voglio fare è questa. Potremmo dire che vorrei rispondere a questa domanda. Noi cristiani abbiamo qualcosa da dire a questo nostro tempo, al luogo in cui abitiamo, alle nostre comunità parrocchiali, pastorali, abbiamo qualcosa da dire di cui siamo responsabili, che se non lo diciamo noi non lo dice nessuno. Ed è una parola importante. Ecco, questo è chiaro che io quando penso a una proposta pastorale mi faccio proprio questa domanda. Dico, certo che devo raccomandare tante cose che mi stanno a cuore alcuni aspetti, però vorrei convocare tutta la comunità diocesana nelle sue varie articolazioni, con tutto quello che contiene la nostra Chiesa diocesana, per dire, noi vorremmo dire questo alla società in cui viviamo. Abbiamo qualcosa da dire. Quindi abbiamo qualcosa da dire, vorrebbe dire anche interpretare il tempo in cui viviamo
per dire: ma c'è un bisogno irrinunciabile che sta alla radice del benessere di tutta la gente che vive nella nostra terra. Cioè, c'è un punto mancando il quale tutto diventa insipido. Ecco, c'è qualcosa da dire che possa rivelarsi illuminante per tutto? Qual è la luce che manca alla nostra società, che è sempre illuminata di giorno e di notte, che ha sempre tante cose da fare, che ha sempre tanti risultati di cui essere fiera, la nostra società? Ma c'è qualcosa che, se manca, rende tutto questo come una sorta di schiuma, di effervescenza, che poi lascia lì una bevanda insipida. Ecco, io sono persuaso che ciò che, di cui questa società ha bisogno si può dire con una chiarezza che è provocatoria e che trova una reazione di indifferenza, mi sembra. Cioè, questa società, questa gente di oggi ha bisogno di Dio, ha bisogno di un riferimento alla verità ultima della vita, ha bisogno di Gesù Cristo, il Figlio del Dio vivente, ha bisogno di una relazione con Dio. Ecco, questa è la mia persuasione. Dopo che è stata pubblicata questa proposta pastorale, qualcuno mi ha manifestato la sua delusione, mi ha manifestato il senso di dire: ma insomma, adesso con tutti i problemi che ci sono, con il problema dell'emergenza educativa, con la problematica che è riferita alla famiglia, con le problematiche economiche che si fanno drammatiche, tu vieni fuori con una proposta che parla della liturgia, della messa, e quindi come se parlare del luogo per incontrare Dio, del mistero in cui noi possiamo incontrare Dio, fosse sia insomma un po' una roba scontata e irrilevante per le problematiche che la gente di oggi vive. E io però, ecco, sono convinto che quello che noi cristiani abbiamo da dire e che è essenziale perché questa società, questo tempo in cui viviamo, possa andare avanti a sperare, ecco, se noi cristiani abbiamo da dire questo, abbiamo da parlare del mistero di Dio che rivela la verità dell'uomo, che rivela la speranza affidabile. Perciò io propongo questo concentrarci sul mistero che ci salva, non come se fosse il chiudersi tra le pareti della chiesa dove si celebra la liturgia, ma come l'attingere a quel fuoco che ci trasforma in fuoco, l'accendere quella luce che può illuminare il mondo. Cioè, se noi celebriamo, se noi parliamo della liturgia come quel solito pettegolezzo diffuso nei nostri ambienti che discute
degli aspetti particolari del rito, di quello che mi piace o non mi piace, certo questo non interessa a nessuno se non agli addetti ai lavori, ma noi dobbiamo vivere la liturgia come quell'accesso al roveto ardente che ci rende scintille che possono illuminare il mondo. Dobbiamo domandarci come la nostra celebrazione può essere questo trasfigurare il volto delle comunità. Io sono convinto che la nostra comunità, la nostra società ha bisogno di Dio e non ne vuol sentir parlare. Per questo dico una proposta di ritornare a Dio o di altre espressioni che pure possono essere un messaggio, sono destinate a cadere nel vuoto. Dio non interessa, non ne vuol sentir parlare. Quindi io mi trovo, noi penso tutti ci troviamo in questo dramma di dire: sappiamo, crediamo che questo è l'essenziale e nello stesso tempo percepiamo che sembra che non interessi a nessuno. Un'altra serie di considerazioni che mi hanno indotto a riflettere, a proporre, a chiedere anche a tutti coloro che accolgono questo invito di collaborare per questa impresa, è un'altra domanda. Questa nostra Chiesa, la Chiesa di Milano di oggi, la Chiesa italiana, anche la Chiesa occidentale, ha un bisogno primario. Possiamo dire qualcosa a questa Chiesa, quindi non soltanto a questa società che percepiamo segnata da tanti problemi, da tante malattie, da tanti pericoli, ma allergica a un richiamo al trascendente, a riferirsi a Dio. Quindi tema dunque della società, ma la nostra comunità cristiana di che cosa ha bisogno? Questa domanda ha la stessa risposta della prima. Questa domanda, di che cosa ha più bisogno la nostra comunità, ha questa risposta. Ha bisogno di incontrare il mistero che ci salva. La nostra comunità diocesana, così come io la conosco, come la vedo, e per quanto riesca a visitarla, sia pure in modo un po', di passaggio, come è ovvio, però la nostra comunità, come non mi stancherò mai di dire, è una comunità meravigliosa, cioè la nostra diocesi è straordinaria e le singole comunità che vedo mi riempiono di meraviglia per l'enorme generosità di cui vivono, la straordinaria creatività con cui fanno fronte ai bisogni, tengono viva la tradizione, vanno incontro a bisogni inediti, si attivano per ogni forma di solidarietà, si interessano di tanti aspetti della cultura. Dunque io ho una grande ammirazione per voi, per i preti, per la comunità, la nostra comunità diocesana è meravigliosa. E però ecco quello che io vorrei sottolineare, cioè quello che mi colpisce è questo, che quando si racconta di ciò che si fa in una comunità si rimane stupefatti. Il gruppo Barnaba, e forse tutti ne avete sentito un po' parlare, ha vissuto nei mesi scorsi una specie di visita alle diversi aspetti della vita delle comunità, delle parrocchie, delle comunità pastorali locali, e ne ha fatto un racconto, una recensione che riempie di meraviglia vedere quante cose si fanno,
quanta gente si impegna. Però, ecco, il tono del racconto mi sembra spesso un racconto triste. Si narrano cose meravigliose, ma con il tono delle persone scontente. Si dice di tutto quello che si fa e nello stesso tempo si dice sì, però siamo di meno, sì, però siamo diventati vecchi, sì, però i giovani non si lasciano coinvolgere in queste forme che hanno dato vita, sì, però le famiglie di oggi, sì, però gli adolescenti di oggi, ecco, insieme con lo straordinario patrimonio di cui noi siamo protagonisti e custodi, c'è questo tono dimesso, depresso, triste. Perciò io dico, da dove viene questa tristezza? E secondo me viene dal fatto che ci manca un rapporto effettivo, personale, percepito, celebrato con Gesù, che è capace di dare gioia anche quando i suoi discepoli sono sconfitti dal mondo che li circonda. Ma la presenza di Gesù è capace di dare gioia. I racconti di Pasqua, diciamo così, sono molto interessanti, perché dicono che Gesù è morto e i discepoli sono depressi, scoraggiati, vanno verso Emmaus dicendo tutta la delusione che hanno nel cuore. E poi, ecco, che cos'è che li trasforma? Non tanto il fatto che il mondo sia diventato così favorevole alla comunità cristiana, non tanto il fatto che non devono più aver paura dei giudei, come si dice, no, che erano chiusi in casa, ma perché a un certo punto c'è Gesù vivo in mezzo a loro. Ecco, questa è la risposta, la soluzione alla quel tono triste, depresso che serpeggia nella nostra comunità così straordinaria per il bene che fa, così ammirata anche dagli altri, così sfruttata anche dalla società civile, che dice talvolta se non ci fosse la parrocchia, se non ci fosse l'oratorio, se non ci fosse la Caritas, se non ci fosse sarebbe un disastro. Quindi vuol dire che la società civile si aspetta da noi questo, e noi glielo diamo in modo molto generoso e geniale. E però neanche noi riusciamo a dare la gioia a questa società, forse perché appunto siamo molto indaffarati, ma poco diciamo trasfigurati dalla presenza di Gesù. Ecco, questi sono i ragionamenti, diciamo, che hanno motivato la mia proposta pastorale, che naturalmente è mia per modo di dire, nel senso che è frutto di un confronto tra tutti coloro che fanno parte del Consiglio Episcopale. Insomma, evidentemente non è che è un'opera singolare mia. Però, ecco, a me sembra che queste siano le ragioni profonde, e quindi mi pare che quello che noi abbiamo da dire, anche se la città dell'uomo non vuole ascoltarlo, è che noi abbiamo un messaggio che può salvare dalla disperazione, perché offre una speranza affidabile, e la offre non perché abbiamo una teoria sull'immortalità dell'anima o sulla paradiso, ma perché abbiamo incontrato Gesù risorto, che è Lui il paradiso, è Lui colui che fa risorgere dai morti. Quindi
Ecco, abbiamo una speranza da dare e abbiamo la rivelazione che la vita ha un senso. Il senso della vita di ciascuno è una vocazione. Ecco, queste due parole, speranza e vocazione, sono, se capisco bene, il risultato più immediato dell'incontro con Gesù. E siccome non c'è l'incontro con Gesù, siccome la società contemporanea non riceve, non vuole ascoltare il messaggio di Gesù, allora la società contemporanea, si potrebbe dire, non ha speranza, quindi è disperata, perché dice veniamo dal nulla e andiamo verso il nulla, quindi cerchiamo tutto quel che si può fare per star bene finché si può, ma di speranza non ce n'è. E l'altro aspetto è di dire tu sei al mondo per caso, perciò questo mi pare uno degli elementi che possono essere utili per interpretare l'emergenza educativa. Il fatto che l'emergenza educativa vuol dire che noi abbiamo una generazione di giovani che si fa fatica ad aiutare a vivere, a far venire voglia di diventare grandi, di stare al mondo, di prendersi impegni. E perché? La pandemia, come si usa dire, li ha chiusi un po' in casa, li ha resi dipendenti dai social, li ha creato un mondo da cui non riescono a staccarsi, e tutte queste cose. Quindi si è messo in piedi un insieme di servizi molto utili, io credo, cioè di mettere nelle scuole anche lo psicologo, di rendere possibile anche una scuola dei genitori, di dare sussidi alle famiglie perché possano creare, insomma, supporti per questi adolescenti che non vogliono né lavorare, né studiare, né uscire di casa. Ecco, l'emergenza educativa però, secondo me, non si risolve cercando tutti i sussidi possibili per spingerli fuori di casa, per spingerli avanti nella vita, ma si dà rivelando che c'è una vocazione, che c'è una speranza che merita di essere sperata, che c'è un nome, che il mio nome è stato chiamato per essere, per realizzarsi nella pienezza di vita che Gesù sa dare. E quindi il tema vocazione, ecco, è appunto il secondo punto fondamentale di questo rapporto con Dio. Ora, come facciamo? Ecco, allora io dico, a me sembra abbastanza, mi sono persuaso che abbiamo qualcosa da dire a questa società che è la rivelazione del volto di Dio cristiano, che abbiamo qualcosa da tenere presente, da vivere nelle nostre comunità, che è la ragione della gioia, che è il frutto che permette di vivere tutto il bene che facciamo non come un giogo pesante da portare, ma come un frutto di questa gioia. Però, ecco, la proposta pastorale dice, va bene, ma tutte queste buone intenzioni, come si fa a parlare di Dio a un mondo che non vuole sentirne parlare? Come si fa a rendere presente questo fuoco vivo in una comunità che sente il peso della vecchiaia, del diradarsi dei numeri, della scarsa simpatia dell'ambiente circostante, eccetera, eccetera. Come si fa? E a me pare proponibile questo affidamento, questo dire dobbiamo far sì che Dio operi. Ecco, noi non siamo capaci. Tutti i nostri buoni propositi non riescono a dare speranza al mondo, a dare l'idea che la vita sia una vocazione a coloro che si affacciano alla vita. Dobbiamo far sì che Dio operi. Ecco, a me sembra che questa cosa piuttosto semplice di dire è l'opera di Dio che ci salva,
si manifesta nel modo che abbiamo di celebrare. Il nostro celebrare l'Eucaristia, il nostro celebrare la preghiera della Chiesa, la liturgia delle ore, è la via da percorrere. Noi la celebrazione dell'Eucaristia la facciamo tutti i giorni, tutte le domeniche, in modo, con una certa partecipazione. E perché dunque da questa celebrazione non vengono questi esiti sperati? Cioè, come mai? Perché se uno dice la soluzione di tutto è la messa, però questa è, uno dice, beh, ma la messa la diciamo tutti i giorni, e dunque che cosa risolve? Per questo io dico, dobbiamo domandarci come si può celebrare i santi misteri in modo che non sia una delle cose da mettere in orario, ma in modo che sia quell'entrare nella Pasqua di Gesù che trasfigura le comunità. Quindi disporsi a ricevere il dono dello Spirito e far sì che le nostre celebrazioni siano questo, diciamo, cenacolo da cui esce un popolo nuovo. Quindi questa è la sostanza della proposta, che mi pare aiuta dunque a capire che non c'è qualcosa in più da fare, ma che c'è un modo di vivere l'Eucaristia che deve essere vissuto, rivisto, trasfigurato, in modo tale che irradi la sua potenza di salvezza intorno a noi. Il mondo non riceve probabilmente la predica di un vescovo che dice avete bisogno di Dio, ma forse abbiamo qualcosa da dire se dalla Eucaristia che celebriamo esce un popolo che è contento, che dall'incontro con Gesù ha ricevuto il dono di una gioia invincibile. Esce un popolo che ha una speranza per cui vivere e per cui anche morire. Esce un popolo unito, che mostra che la disgregazione della società favorita, causata da un individualismo esasperato, può trovare un rimedio nella comunione che lo Spirito crea. In sostanza, noi dobbiamo cercare di essere uomini e donne di fede, che non hanno quindi la presunzione di avere delle soluzioni, ma che hanno il desiderio di ricevere dalla Pasqua di Gesù il dono dello Spirito per portare tutte le soluzioni possibili in tutti i campi della vita della gente. Ecco, questo è un po' il ragionamento che vorrei proporvi. Come sapete, il titolo di questa proposta pastorale è proprio ripreso da punti fondamentali della celebrazione. Però non è che si tratta tanto di fare una spiegazione della messa, ma si tratta di prendere sul serio il celebrare in modo che sia un principio di trasfigurazione. E le tre parole sono appunto Kyrie, cioè Signore, che è il modo con cui i discepoli riconoscono Gesù risorto. E noi Kyrie lo diciamo nella messa in questa forma, Kyrie, che è un vocativo, cioè non vuol dire io credo che Gesù è il Signore, ma o Signore, Signore mi rivolgo a te, cioè Gesù risorto è la presenza viva con cui io mi incontro, a cui chiedo di perdonare i miei peccati, a cui consegno tutta la mia vita, perché Lui è il Signore del cielo e della terra. Dunque la professione di fede pasquale è compresa in questa espressione Kyrie, che noi spesso diciamo come Kyrie eleison, cioè prendi la mia vita e avvolgila della tua misericordia, abbi pietà di me. Kyrie. La seconda parola è alleluia, cioè
la gioia dell'annuncio della parola che precede normalmente il Vangelo, certo in Quaresima, alleluia. È interessante che l'alleluia è normalmente, sarebbe anzi da dire doverosamente, cantato, un popolo che canta. Il tema del canto corale mi sembra un tema troppo trascurato in genere nelle nostre comunità. In genere si canta male, si canta poco, si canta senza imparare a cantare, quindi un po' così, ecco, come una specie di inerzia, che si dice l'alleluia, si canta, ma poi, a parte l'alleluia, ma anche tutto il canto. Ecco, ora questo fatto a me sembra un sintomo un po' che mi fa pensare, perché il canto corale è un'espressione che vuol dire c'è una comunità che canta, ecco, non c'è una corale che esegue un bellissimo canto, oppure un gruppettino che suona così, con qualche canto che sanno solo loro. Ecco, il canto corale è troppo trascurato in genere. La gente canta poco nelle note. Però ecco, adesso al di là non è che a me interessi poi l'esito, diciamo, estetico, ma mi interessa dire il canto corale vuol dire c'è gente che si unisce in una voce, che dice le stesse parole, le canta, che condivide la gioia. Ecco, l'alleluia è dunque un richiamo alla coralità. La coralità vuol dire che ci sentiamo chiamati a una armonia, una sinfonia, e questo è un altro tema, no, che merita di essere affrontato, perché appunto questa nostra comunità diocesana così ricca, così intraprendente, però qualche volta dà l'idea che ciascuno faccia il suo verso, che ogni gruppo vada per la sua strada, che ogni comunità abbia i suoi programmi, cioè che non siamo un coro che canta nella diocesi per dire abbiamo una voce sola, come siamo un cuor solo e un'anima sola. Quindi questa sinfonia che sa raccogliere le diverse voci e ne rispetta naturalmente la singolarità, però diventa un coro, ecco, questo è un altro passo da compiere, non solo per cantare in chiesa, ma per vivere come un coro, una coralità delle iniziative, dei percorsi, eccetera. E l'altra parola è amen. Amen vuol dire sì, vuol dire la mia adesione, vuol dire ci sto, vuol dire la risposta alla vocazione con cui sono chiamato. Quindi queste tre parole sono parole tipicamente liturgiche, però vorrebbero essere una regola di vita. E quindi vorrebbero essere un invito a fare comunità intorno al Signore risorto, che è vivo, presente in mezzo a noi e che noi dobbiamo ascoltare e non sovrapporre a Lui tutto quello che ci preme, tutto il calendario che abbiamo già fissato, perché c'è da far questo, quello, quell'altro, e cerchiamo a fatica di tenere insieme troppe cose. Kyrie, innanzitutto dobbiamo adorare il Signore risorto, e da lì nasce una coralità musicale, ma anche comunionale, un modo di vivere anche la sinodalità, non come una sorta di procedura logorante, ma come l'esercizio gioioso di individuare, di decidere i percorsi della missione. Quindi anche le iniziative concrete per dar vita alle assemblee sinodali decanali, che sarà un po' il compito che si deve svolgere nei decanati, è un modo per dire cerchiamo di fare un discernimento condiviso su quelle che sono le urgenze missionarie di questo territorio per edificare la Chiesa dalle genti. E poi l'amen, ecco, questo aderire, questo dire sì, che dobbiamo vivere come Chiesa e anche come persone, soprattutto ai ragazzi e alle ragazze
dobbiamo dare l'aiuto perché comprendano che c'è una parola che li chiama, che c'è un'annunciazione che dà senso alla loro libertà. Ecco, questo sono appunto qualche parola per motivare la scelta e qualche allusione per descrivere i contenuti di questa proposta pastorale. Mi sembra che in questo luogo di preghiera così caratteristico, in cui la Madonna apparsa ai pastorelli ha detto pregate, continuate a pregare, pregate il rosario, dite il rosario ogni giorno, ecco, questo messaggio così insistente sulla preghiera, credo che sia anche il luogo adatto per condividere con voi che avete scelto di fare questo pellegrinaggio un po' lo sguardo sui mesi che vengono della nostra comunità diocesana. Ecco, questo.